Benvenuti al numero di marzo del notiziario federale. In questo numero: a Verona la World Olympic Qualification 2012, la World League 2012, il calendario e la formula, le sedi della Final Four di Coppa Italia Serie B. Conosciamo il Consiglio federale, Maria Rosa Maestrello. Area sviluppo e formazione, intervista con Guido Pasciari. Tutti CT, facciamo squadra per lo sport italiano. La World Cup di Beach Volley, incontro dei dirigenti territoriali. L'FIVB ha assegnato all'Italia il torneo di qualificazione olimpica maschile, dove verranno assegnati 5 posti per le Olimpiadi. Verona ospiterà la manifestazione, che si dovrebbe svolgere dall'8 al 10 giugno nella città veneta. Per Verona si tratta dell'ennesimo riconoscimento del buon lavoro svolto in tanti anni e che l'hanno vista ospitare grandissime manifestazioni internazionali. Dopo aver visto una parte del promo consegnato alla FIVB per la candidatura della città di Verona per ospitare la World Olympic Qualification 2012, vediamo insieme il calendario proposto dalla FIVB e la nuova formula della manifestazione della World League 2012. Final Four di Coppa Italia Serie B. Queste le sedi della Final Four di Coppa Italia Serie B che si svolgeranno ad aprile: B1 maschile Brescia, B1 femminile Montichiari, B2 maschile Lauria Potenza, B2 femminile Rovigo. Per conosciamo il Consiglio federale, in questa puntata Maria Rosa Maestrello. Maria Rosa Maestrello, nata a Oppeano di Verona. Impiegata, settore del personale. Sposata con un figlio. Dirigente di società locali. 1992, Comitato Provinciale di Verona come responsabile della segreteria e del tesseramento atleti. Dal 2004 al 2008, vicepresidente del Comitato Provinciale di Verona. Dal 2008, consigliere federale. Consigliere referente per le risorse umane e la guida pratica. Il Consiglio federale ha deliberato l'istituzione dell'area tecnica sviluppo e formazione. Abbiamo intervistato il consigliere Guido Pasciari per conoscere le finalità e l'organizzazione della nuova area. Una grande federazione, la Federazione Pallavolo, per restare al passo con i tempi ha bisogno di dare darsi dei cambiamenti nel corso degli anni. Questo abbiamo fatto con l'insediamento del Consiglio federale che attualmente è in essere, quando abbiamo deciso di uniformare in un'unica area, l'area appunto sviluppo e formazione, tutto ciò che riguarda la qualità e quindi la formazione di tutto il pianeta pallavolo, dagli allenatori, agli atleti, agli arbitri, al beach volley come settore tecnico. Abbiamo deciso di accorpare tutti questi vari settori in questa unica area che ha come coordinatore il vicepresidente federale Luciano Cecchi e poi come referenti dei vari settori interessati i consiglieri federali, appunto referenti per il Consiglio federale.
Per quanto mi riguarda, io sono referente del settore tecnico. Il comitato tecnico scientifico che abbiamo nominato nell'ambito del nostro board è un comitato che annovera delle professionalità che spaziano in ogni settore della nostra attività, sia essa sportiva sia anche di formazione. Si riunisce periodicamente insieme al board e propone al Consiglio federale, che poi come sempre è l'organo deliberante, quelle che possono essere le strategie per la crescita di tutto il movimento. Ora stiamo vivendo un momento ancora di stallo. Perché? Perché noi abbiamo sì riscritto questa conformazione di questa nuova area sviluppo e formazione, ma adesso siamo nella fase in cui dobbiamo portare anche alla nostra periferia questo tipo di organizzazione, perché ancora oggi in periferia si parla di CQR o di CQP o piuttosto di settore arbitri o piuttosto di settore allenatori. Noi porteremo, credo, con l'inizio della prossima stagione sportiva a regime questa sistemazione dei ruoli, in modo da avere su tutto il territorio nazionale un'unica modalità operativa. Come si è arrivati a formare quest'area sviluppo e formazione? Mettendo insieme tutti quei settori della nostra federazione che fanno della formazione uno dei loro principi, delle basi principali. Io credo che se si continuerà a camminare su questa strada, e cioè la strada della trasversalità, la strada della professionalità, la strada della partecipazione attiva a tutto ciò che è pallavolo, io credo che sia la base sia il vertice ne sortiranno effetti assolutamente positivi. Tutti CT, una manifestazione per attivare una sinergia tra tutti gli sport attraverso i commissari tecnici delle squadre nazionali. Si è tenuto presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma Tutti CT, facciamo squadra per lo sport italiano, promosso dall'associazione Vedrò Sport. La sala dell'auditorium del Maxi al completo ha fatto da cornice alla manifestazione. Si sono notate numerose presenze di personalità sportive e politiche. Il vicepresidente CONI Luca Pancalli, il segretario generale CONI Raffaele Pagnozzi, il presidente FIPAV Carlo Magri, il vicepresidente Luciano Cecchi, gli onorevoli Enrico Letta, Giovanna Melandri, Francesco Boccia e Nunzia Di Girolamo. Gli onori di casa sono stati tenuti dal giornalista RAI Andrea Vianello, che ha moderato gli interventi dei vari CT presenti. Alla manifestazione i due allenatori Mauro Berruto e Massimo Barbolini hanno elaborato un pacchetto di azioni destinate a raggiungere un importante obiettivo per lo sport italiano: 4 milioni di nuovi praticanti entro il 2020. Contemporaneamente è stato presentato un codice etico dello sport agonistico e una proposta di legge per la creazione di un fondo nazionale per la messa a norma e la ristrutturazione dell'impiantistica scolastica. Hanno portato il loro contributo la medaglia olimpica degli anelli Yuri Chechi, il maestro di scherma Stefano Cerioni, CT della nazionale maschile e femminile di scherma, il CT dello sci alpino Claudio Ravetto, l'atleta di scherma Salvatore Sanzo. La World Cup di Beach Volley, valida per la qualificazione olimpica, verrà organizzata a Tortoli-Ogliastra dal 27 al 1 luglio. Il consigliere federale Eliseo Secci, autorità politiche Solani, insieme con le campionesse d'Europa Greta Cicolari e Marta Menigatti, Paolo Ingrosso e il CT delle Azzurre Lissandro, hanno presentato la manifestazione in occasione del VIT di Milano. Per la regione Sardegna
Si tratta di una grande possibilità, ha dichiarato Secci. La qualificazione olimpica è un evento importantissimo. È la prima volta in assoluto che viene organizzata. Quindi, questo ci rende doppiamente felici. Si è tenuto a Roma un corso di aggiornamento per i dirigenti territoriali. Nell'intenso weekend del 17 febbraio, a Roma, si è tenuto anche l'incontro dei dirigenti territoriali. Come per il corso d'aggiornamento nazionale per allenatori, il presidente federale Carlo Magri ha aperto i lavori. All'incontro hanno partecipato i presidenti regionali, provinciali e i vertici federali. Quelle del weekend sono state tre giornate all'insegna del dibattito e del confronto, in cui sono stati affrontati tutti i più importanti temi riguardanti la pallavolo italiana, tra i quali il contesto normativo e il nuovo statuto federale, la mission della FIPA, il bilancio sociale, il dirigente sportivo e lo sport in Italia, le società sportive, compiti e responsabilità del dirigente territoriale, l'impiantistica sportiva, la gestione amministrativa. Tutti i temi da approfondire in una società che, come la nostra, sta effettuando cambiamenti notevoli per adeguarsi al mercato mondiale. L'incontro è stata l'occasione per presentare la seconda edizione del bilancio sociale, inerente all'anno 2010. Con questo è tutto. Arrivederci al prossimo numero del Notiziario Federale.